Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parleremo del permessi per diritto allo studio. Le 150 ore che tutto il personale della scuola può usufruire facendone domanda per poter frequentare, fare esami e altro. Oggi ci soffermeremo soprattutto sulla nota pubblicata l'8 di ottobre dall'ambito territoriale provinciale di Napoli. Ovviamente ogni ambito pubblicherà la sua nota, però noi ce ne soffermiamo su una perché il discorso è equivalente per tutte le province. Come sapete, è uscito l'8 ottobre 2020, pubblicato sul sito dell'ambito territoriale di Napoli, la nota 19.518 che regola appunto i permessi straordinari per il diritto allo studio per l'anno solare 2021. Cosa dice questa nota? Non fa altro che riprendere anche ciò che è scritto sul contratto collettivo decentrato regionale del 18-10-2017, il cosiddetto CIR Campania su appunto il diritto allo studio. Le domande devono essere fatte entro il 16-11-2020, a meno che non ci si iscriva a dei corsi successivamente a questa data. In quel caso, dal momento dell'iscrizione a questo corso, si hanno 5 giorni per presentare questa domanda alla scuola, che poi la inoltrerà all'ambito territoriale di pertinenza. Tenete presente che il diritto allo studio è un diritto usufruibile dal personale della scuola esclusivamente a tempo indeterminato o a tempo determinato, o che ha una nomina fino al termine delle attività didattiche, cioè il 30-6-2021, o fino al termine dell'anno scolastico, cioè 31-8-2021. Interessante nella nota di Napoli è l'elencazione di tutti i posti per ordine e per grado, il numero dei posti per ordine e per grado dei docenti e del personale ATA e del personale educativo e la relativa percentuale delle dotazioni organiche che possono usufruire a questi permessi 150 ore. Per dare un esempio, siccome nella scuola dell'infanzia nella provincia di Napoli ci sono 7.384 unità di docenti infanzia, il 3% di tale numero equivale a 223 docenti che possono usufruire, che possono far domanda e avendone i requisiti usufruire di questi permessi 150 ore di diritto allo studio. Equivalentemente, il personale ATA in tutta la provincia di Napoli sono 12.459, pertanto il 3% equivale a 374 unità. C'è da dire una cosa importante. La nota abbiamo detto che è dell'8 ottobre. Il 9 ottobre, con una nota ufficiale 31.059, quindi 31.059, sempre come abbiamo detto del 9-10-2020, il direttore generale Filippo Serra del Ministero dell'Istruzione ha inviato a tutti i direttori generali questa nota in cui si fa presente che siccome è entro, questo è il periodo anche della fine delle prove selettive per poter accedere al TFA sostegno e siccome inizierà sicuramente prima dell'inizio del 2021 il TFA sostegno, o almeno ce lo auguriamo, tecnicamente il direttore generale Serra invita tutti gli uffici, i direttori generali di riaprire le domande anche per quanto riguarda il 2020 per poter permettere ai docenti che superano le selettive per il TFA sostegno, di poter accedere a queste 150 ore anche nell'ambito del 2020, perché noi sappiamo che la domanda che si andrà a fare quest'anno, entro il 16 novembre, riguarderà tutti i corsi che
a cui ci si iscriverà, però la fruizione delle ore partirà dal 1º gennaio 2021 e avrà termine il 31 dicembre del 2021. In altre parole, le fruizioni del monte ore delle 150 ore ha una temporalità annuale solare, ma non annuale scolastica, cioè da settembre ad agosto. Pertanto il direttore Serra faceva questa richiesta, invitava i vari uffici scolastici regionali a poter fare a riaprire i bandi per quanto riguarda il 2020. C'è da dire anche che il Circampania, nell'articolo 5 e nell'articolo 6, dice effettivamente che, e come ha ripreso anche la nota di Napoli, dice che se ci si iscrive oltre la scadenza della domanda, nel momento in cui ci si iscrive, si hanno 5 giorni per poter accedere a tale domanda per poter del di diritto allo studio. Pertanto io invito coloro che abbiano superato questo supereranno il TFA sostegno nella regione Campania di accedere anche alla domanda di diritto allo studio 2020 per poter usufruire di queste 150 ore entro il 31 dicembre 2020, nel caso in cui tali corsi inizino prima del 31 dicembre 2020. Ovviamente vi dico che tutte le sedi ANIF sono aperte per la compilazione della domanda. Per avere informazioni a tal riguardo, consultate gli indirizzi e le ore di ricevimento delle varie sedi provinciali e sparse nella regione Campania per avere supporto sindacale per tali domande. Inoltre, vi invito sempre a seguirci sui nostri canali, canali Facebook, canali Telegram e anche il canale YouTube ANIF Campania. Infatti, questo video e tutte le notizie riguardanti il Circampania saranno sicuramente pubblicati a breve su tutti i nostri canali telematici. Con questo, io vi auguro una buona giornata. Arrivederci al prossimo video.